Sono di nuovo io, sono di nuovo Morgan. Oggi continuerò con i nostri bellissimi video di introduzione così a StarCraft 2 con le missioni cooperative e vi parlerò di quello che è stato il mio primo personaggio portato a livello 15. È un comandante che io adoro, che però effettivamente non è tra più utilizzate, e parliamo di Vorazun. Allora, Vorazun è un templare oscuro e come tale ha diverse unità che possono rimanere stealth, diciamo così, quindi nascoste, invisibili al nemico. È l'unica unità, l'unico comandante Protoss che può evocare dei templari oscuri. Gli stessi corsari possono entrare in occultamento con il dovuto aggiornamento. Gli stessi piloni oscuri generano un campo energetico che rende tutte le unità al loro interno invisibili. Quindi è sicuramente un punto di forza e un punto da sfruttare per quanto riguarda Vorazun. Le persone che ho incontrato che giocavano a Vorazun, il 90% di loro generava massivamente lanci del vuoto, che sono unità volanti, sono abbastanza potenti, però tolgono un po' il divertimento del gioco. Altri creavano arcordi oscuri che hanno un potere molto simpatico, è quello di entrare in prendere controllo delle unità nemiche. È una cosa che non faccio solitamente, né usare il lancio del vuoto né usare gli arcordi oscuri. Io sinceramente solitamente punto su queste due, una tattica simile a quella di Artanis, ovvero punto sui templari oscuri per gli attacchi alle unità di terra, e i templari oscuri sono molto forti, e uso i corsari per attaccare le unità aeree. Comunque, adesso partiamo con la missione e vediamo un attimo come ce la caviamo. Ok, dopo un lungo caricamento possiamo cominciare. Sono il caporale Faraday delle forze di difesa di Coral. Le truppe di Amon hanno preso la città. Stanno evocando frammenti del vuoto dappertutto. Quando si attiveranno, quei frammenti decimeranno Augustgrad. Dobbiamo distruggerli tutti prima che accada. Non deludetemi. Ok, allora, adesso che Faraday ha finito di parlare, vi illustro quello che si può fare con Vorazun. Io piazzo subito un pilone oscuro qua, in modo tale che mi rende invisibile il Nexus e l'unità, quindi la prima ondata viene e prima deve far fuori il pilone oscuro, quindi ho un po' di tempo per e reggere le mie difese. Infatti costruisco subito due piloni. Allora, una delle cose più belle di Vorazun, la seconda forse dopo il fatto che siamo tutti puntati, è il fatto di avere degli assimilatori automatici, ovvero il vespero viene estratto automaticamente, non c'è bisogno di sonde per estrarre il vespero, si piazzano e ci si dimentica di loro, è tutto molto bene. Seconda premessa, mi sono dimenticato di far vedere che punti avevo utilizzato. Allora, sicuramente ho puntato tutto sul raggio del pilone oscuro, perché la trovo una cosa utile. Il nemico avanza, preparatevi alla battaglia. La trovo una cosa utile soprattutto ai livelli più bassi, dove appunto si possono tenere nascoste queste unità, il Nexus e via dicendo. Ho puntato tutto sicuramente anche sulla durata di guardia dell'ombra. Così adesso non mi ricordo, quindi vi consiglio. E sull'energia iniziale dell'avanza delle lune, in modo tale che posso chiamare
Pare che dovremo combattere. Chiamare dei poteri. Oh, ma ne mancano. Vale dell'ombra disponibile. Via, vale dell'ombra, che mi. Cosa desiderate da noi? Notare che il primo, scusate, ho dovuto affrontare l'emergenza prima andata, visto che il mio amico qua mi ha fatto una. Un cazzazzo. Dunque. Sì, aumentare i punti della lancia 2 in modo tale che posso sparare un buco nero e almeno dei pitoni oscuri subito all'inizio. E evocare le guardie dell'ombra, che sono qualcosa di molto potente. Come vedete, queste cose vanno via subito proprio in una maniera. Io le guardie dell'ombra. Le mollo subito qua. Raggiungo la prima linea. Vedete. Allora, cominciamo a costruire qualcosa di sensato adesso, perché qua siamo rimasti un po' indietro. Dell'obiettivo principale. Quel frammento del vuoto va distrutto alla terra, comandanti. I miei guerrieri si occuperanno della sua distruzione. Dateci l'ordine. Abbiamo ricercato il portale dimensionale. Non è proprio di primaria importanza per quanto riguarda Warzone. A me piace almeno che almeno i templari oscuri siano evocabili. Il nemico si dirige contro di noi. Siate pronti alla difesa. All'istante, diciamo così. Ok, adesso possiamo costruire questo. Devo ricordarmi di costruire anche le forge, perché c'è. Questi voli del centurione sono poca roba, poveretti. Perché penso che mi manderò a morire. Una cosa carina dei piloni oscuri è che al loro interno gli scudi ed unità Protoss si rigenerano molto più velocemente. Guardia dell'ombra pronta allo schieramento. Ed è una cosa che a livello difensivo è anche. Oh, sono sopravvissuti. Bene. Una cosa che a livello difensivo è anche molto utile. Allora, a questo punto creiamo due portali stellari, un altro di questi. Cominciamo a creare due centrali scuri. E ricerchiamo. Io ricerco solo questa, la flora dell'ombra. La stasi nel vuoto solitamente non la ricerco, perché non la trovo molto utile. Nel senso, sì, disabilitano delle torrette che possono rendere possibile l'individuamento delle unità occultate, per carità, tutto molto bello, però se nel momento in cui queste torrette non si possono neanche distruggere, questo lascia un po' il tempo che trova, soprattutto se siamo contro i Protoss che hanno delle torrette che attaccano sia le unità terrestri che quelle volanti. Salta, allora, che è una bellezza, questo il nemico ne evocherà altri. E adesso siamo finalmente a non corto. Mettetevi comodi, comandanti. Sono comparsi altri frammenti del vuoto e il tempo stringe. Già, è corto di risorse, non di unità. Le unità che andrò a costruire sono i corsari. Preparati. Che con due buoni aggiornamenti verso la nostra base saranno in grado, uno, di essere perennemente occultate. Due, possono creare dei campi di forza all'interno dei quali le unità nemiche non possono attaccare. Che è cosa buona e giusta se si vanno a confrontare, ad affrontare delle unità anche abbastanza potenti. I nostri servigi. Astruto. Come vedete, tempare scuri sanno il fatto loro. Allora, gli aggiornamenti di corsari sono questi due.
E magari cioè, cominciamo già mettendo ancora 4. Qua direi di tentare scuri. Costruiamo un paio di piloni in modo da tenere buoni anche il numero di rifornimento. Ah, dobbiamo aggiornare tutte queste cose qua, ci serve qualche risorsa. Prima devi raccogliere altri minerali. Aspettiamo qualche minuto. È un bel giorno per morire. Tanto solarite operativo. Le corsare devono essere. Oh, giusto, facciamo una cosa, tanto c'è l'azione temporale su questo. Così. Potenziamento. E aspettiamo che arriviamo a 250, così almeno mandiamo anche lì. Ok. Adesso. È un bel giorno per morire. Cosa desiderate da noi? Posso anche allora, tempo di recupero 240 secondi per l'arresto temporale. Significa che sono 6x4-4 minuti. Potrei quasi anche lanciarlo, mentre si va. Arresto temporale in corso. Lanciamo la bocca finché non abbiamo accumulato abbastanza unità. Gli alleati sono entrati in combattimento senza di te. Il nemico si dirige contro la nostra base. Una cosa molto carina di Vorazun è che le unità che arrivano già di vita. Allora ecco, le zero di vita rinascono al Nexus, come questo che vedete è qua. Si può dare il tempo di ricercare un attimo gli scudi. I pirati chimeriani stanno approfittando del caos per rubare risorse preziose. Abbattete quei traditori. Come vedete, il campo di forza può essere attivo anche sui cannoni pitonici, quindi quelli possono stare fermi. Un esito degno. Mentre le mie unità danno dentro la sacrale, quindi insomma vorrei dire che questi aperti sono molto 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 carini. Rassegnati Amon, distruggeremo tutti i frammenti. Certo è che il massimo lo danno quando il brivido della sono battaglia. Totalmente aggiornati, eh. Brutta storia, ci sono più frammenti io del vuoto in gioco. Un frammento il vostro obiettivo è eliminarli. È un pilone scuro, un frammento del vuoto. Perché mi viene comodo per evocare delle tutte, così. E vedi che ancora una cosa. Gli alleati sono entrati in combattimento senza di te. Ok. Aggiornamenti. Cosa succede? Ah. Il bello è che questa astronave qua dei pirati non si può andare ad attaccarsi e attaccare con il corsaio invisibile. È una cosa stupenda, attaccherà solo gli altri. E se non c'è nessun altro che attacca, questo andrà a ficcarsi in un cantuccio qua, nascosto, perché non sa chi attaccare. E non c'è tantissimo. Ed è evidente soprattutto in Nova, se con Nova si parte subito con i fantasmi. Pirati e traditori. È una cosa divertente alla fine. Io compaio. Ok, proviamo a dare un colpetto. Cercate i nostri servigi. Inter. Il nemico sarà presto su di voi. Mamma mia. Ma le volte i nemici si fermano. Vedi che arrivano e stanno lì. E dici ma illusione. Io li sto aspettando. Io compaio. Siamo corti di vespere, quindi io direi di lasciar perdere un secondo la costruzione di unità e tenersi il vespene per. Vedete come le unità qua indietreggiano?
Questi qua non attaccano, ci devono indietreggiare per forza. Perché sono all'interno di questo campo di forza, ecco. Qua posso usare un altro. Questo potere che avete visto è un potere, questa nuvola che si confonde tra le altre nuvole, tra l'altro, è un altro potere Protoss che crea dei danni ad area a tutte le nuvole ed è veramente una merda. Ok. Intanto questi potenziamenti sono pronti. Bel lavoro con quel frammento del vuoto. Ho anche le spene per potenziare le unità aeree. Un'altra cosa molto carina, che mi sono dimenticato del pilone scuro. E li richiamo. Resta solo un si possono richiamare entro una certa area tutte le unità alleate. I migliori di pirati tentano un altro colpo di mano. Stupendo. Facciamogli capire che con la legge non si scherza. Il nemico si dirige verso la nostra base. Nerazim, preparate le lame. Oltre il gatto che mi sale sulle ginocchia. Gli alleati sono entrati in combattimento senza di te. Con la furia dell'ombra, l'unità di terra. Adesso abbiamo avuto molta fortuna perché sono prevalentemente unità di terra e queste che stiamo incontrando, quindi la furia dell'ombra è particolarmente efficace. Ma poi l'impadronante ci pensa egregiamente il nostro trovare compagno. Però vedete come bastano tutti i colpi per tirare giù tutto. Guardate, come? Questo mi fa attaccare. Corsin è stupenda. Se non ha delle unità particolarmente potenti, però se si conosce bene il comandante creare veramente molti problemi. Avete, ovviamente. L'unica, ecco, il punto debole di Lordin è che non ha delle unità che possono funzionare come rilevatori. Cioè, ce le ha, ma non sono invisibili. Ma anche in momenti di crisi facciamo rispettare la legge. Sono un po' scomode, sono queste qua, gli oracoli. Preferisco non usarli, sarebbe stato carino avere gli osservatori. Cosa desiderate? Ovviamente forse sarebbe stato di chiedere troppo. È un giorno per morire. Vabbè, seguiamo loro. Per il vuoto. Magari metto un altro. Pensavo di poter evocare qui. Questi quattro piloni non dovrebbero servire, perché quanto abbiamo ancora? Guardia dell'ombra la resta temporale per il prossimo. Guardate, non attaccano più. Stupendo. E sono andati giù, che è una meraviglia. I nostri ideali non ci sono entrati in combattimento senza di te. Ecco, yeah, resta temporale. Garanzia temporale stabilita. Colpite ora, guerrieri. Utilizziamo anche la guardia dell'ombra, così almeno una bella botta tutta. Questo è quello che mi piace vedere. Frammento del vuoto eliminato. Gloria. Sto sbagliando tutti. Ecco, ok. Il nemico si dirige verso la nostra base. La guardia dell'ombra usa in automatico, vedete come sono rossicci i pannoni, perché usa in automatico la fase di vuoto, uno dei più coperti, come dicevo prima, odio. Perché è vero che sono bloccati e non attaccano, però non sono neanche attacciabili, quindi meglio usare il potere dei corsari per bloccare l'attacco della fortuna. Vedo che la vostra reputazione è meritata.
trappole del vuoto cadono come mosche. Andiamo. Un'altra vittoria per i purificatori. E via. Anche questo è fatta. Il caporale Faraday è contento. Hai sentito, Amon? Il dominio non si sconfigge facilmente. E adesso vediamo anche nel dettaglio i punti maestria che è data Warazone, perché li ho letti un po' sommariamente a memoria, ma non ricordo benissimo. Una volta che si carica, ovviamente, perché... Allora, punti maestria. Come vi ho detto, portata di pilone oscuro al posto di durata di buco nero. Buco nero lo uso poco. Quindi metto tutto sul pilone oscuro, che effettivamente all'inizio dà qualche vantaggio in più. Durata di guardia dell'ombra, appunto, vi avevo detto giusto. Ho aumentato la durata, quindi dura 15 secondi in più, che è tanto, soprattutto negli spazi, diciamo, stretti con tante unità. E 90 di energia iniziale e massima della lancia di Adun. Quindi con questo è tutto. Allora, io vi do appuntamento al prossimo filmato, che parla di un altro personaggio molto interessante, Protoss, che trattasi appunto di Karax. Come al solito, se avete delle curiosità, delle domande, delle opinioni da mostrarmi, potete commentare, potete mettere like, non potete mettere dislike. E vi aspetto qui nel prossimo filmato e vi auguro una buona serata.